Allora, Jasmine, come vedete, ha appena terminato questa bella lezione e infatti sta riprendendo fiato. Grazie per prestarti sempre alle nostre interviste. Allora, un resoconto velocissimo di questo stage, com'è andata? È andato benissimo, le ragazze sono state bravissime. Ovviamente non è mai semplice approcciarsi magari a una cosa nuova, soprattutto per le ragazze che non erano mie allieve. Però sono state tutte veramente brave, ci siamo divertite, abbiamo usato un po' il nostro corpo, sempre sulla base ci deve essere sempre il divertimento di base. Grazie Jasmine. Allora Sergio, gli stage non finiscono qui. Questa sera ha concluso Jasmine, per domenica prossima cosa è previsto? Domenica prossima ci sarà una vera bomba, però ve lo faccio spiegare da quello che sarà uno degli interpreti di questo stage, cioè Domenico. Ah, perfetto. Allora Domenico, spiegaci un po', la domenica prossima sarai tu ad occuparti dello stage, di che cosa ti occuperai? Allora, domenica prossima insieme a un altro grande maestro, Giovanni Zanframundo, Jasmine, formeremo appunto uno stage di merengue. Una disciplina che nell'ultimo periodo è venuta un po' a mancare e vogliamo in tutti i modi farla rientrare nelle sale da ballo, perché è fondamentale soprattutto per chi inizia a ballare da poco tempo. È una disciplina molto, tra virgolette, semplice a livello musicale e ci dà la possibilità di divertirci e spaziare molto con il movimento già nei primi passi. Perfetto, grazie Domenico. Allora Sergio, per concludere, per chi volesse partecipare allo stage di domenica prossima, a che ora deve arrivare qui? Come al solito l'orario di inizio sarà alle 19.30, lo stage sarà completamente gratuito grazie alla disponibilità dei maestri, non ci sarà sovrapprezzo, quindi ringraziamo loro e tutti gli altri maestri che collaborano alla serata. Quindi vi aspettiamo qui all'officina domenica prossima alle 19.30, mi raccomando, in coppia si parte con il merengue. Ciao, alla prossima!